Buongiorno, oggi mi sono imboscata in un prato per raccontarvi una faccenda che prima o poi tutti gli youtuber di motori raccontano, però ve la racconterò a modo mio. E innanzitutto non so dire se sono qualificata abbastanza per essere definita youtuber, ma non importa perché oggi parliamo di non qualificati che hanno gareggiato lo stesso. Una leggenda metropolitana narra che l'unico nella storia della Formula 1 che l'ha fatto sia Hans Heyer. In realtà non è esattamente così, anche se nessuno ha raggiunto i suoi livelli di epicità, perché questo praticamente, cioè, avrà pagato il pranzo a tutti quelli che conosceva, perché tutti gli addetti ai lavori, perché lo nascondessero, e poi è partito dalla pit lane così come se niente fosse, e finché non si è ritirato e non è stato squalificato quando i commissari si sono accorti della sua brillante idea. In realtà risulta che in altre occasioni siano piloti non qualificati che hanno gareggiato, perché fino al 94, quando c'erano più di 26 vetture in griglia, andavano in griglia soltanto in 26, o addirittura in alcuni gran premi erano gli organizzatori che assegnavano un numero diverso di vetture che potevano andare in griglia, quindi anche 24, 25 a seconda delle occasioni. In questo caso, proprio in Svezia, nel 74, in una gara che risulta non essere stata neanche trasmessa dalla televisione mondiale, capitò che c'erano, non mi ricordo se 24 o 25 posti in griglia, e per concedere ai piloti scandinavi non qualificati di entrare in griglia, questo numero di posti in griglia fu cambiato, ma non si chiarì bene quanti fossero, e alla fine andò a finire che prese parte alla gara anche Werner Schuppan, il pilota che guidava per Lenzheimer, era il secondo dei non qualificati, dietro a Leo Kinnunen, che come scandinavo venne fatto accedere alla griglia. E cosa capitò? Essenzialmente non era ben chiaro quanti piloti fossero ammessi alla griglia, per un probabile errore di comunicazione venne fatto partire. E poi risultò che non avrebbe dovuto partire e dopo la gara venne squalificato per partenza abusiva. Una faccenda molto simile capitò anche nell'ultima gara della stagione a Watkins Glen, gara tristemente famosa per la morte di Helmut Koenig. In questo caso, siccome non vi ho detto che quando c'era qualcuno che non riusciva a prendere il via, nonostante fosse qualificato, i non qualificati venivano ammessi, cioè se non c'era uno dei qualificati, veniva ammesso un non qualificato sulla griglia. E cosa capitò negli Stati Uniti? Capitò che il nostro eroe Marione Andretti rimase fermo sulla griglia di partenza nel formation lap e venne fatto ripartire a spinta, cosa che era vietata dal regolamento e quindi comportava squalifica. E ciò significava che il primo dei non qualificati avrebbe potuto accedere alla griglia. Tuttavia, siccome non sempre il primo dei non qualificati aveva una vettura a disposizione pronta per prendere parte alla gara, fu dato comunicazione a ben due piloti di partire. Questi erano, un attimo solo che mi devo fare mente locale, questi erano sulla Sartis José Dolem e su una Lotus Tim Schenken. Solo che anche Andretti poi prese parte alla gara, venendo squalificato, quindi uno dei due non qualificati risultò praticamente abilitato a partire, possiamo dire. Solo uno però, quindi Schenken, non era qualificato ufficialmente, e infatti venne squalificato dopo 6 giri per questa ragione. Un altro caso abbastanza simile accade in Francia nel 76. Il pilota era Harald Ertl, uno di quelli che hanno soccorso Lauda a Nürburgring, e dopo 4 giri di gara si è ritirato, non risulta mai essere stato squalificato, nonostante ciò non era il primo dei non qualificati, cioè, oppure non ricordo se era il primo o non il primo dei non qualificati, però non avrebbe potuto accedere alla griglia. Una cosa curiosa è che alcuni anni più tardi, appena
ha preso parte alla 1000 km del Nürburgring in coppia proprio con Hans Heyer, quel famoso pilota che in Germania nel 77 è partito abusivamente nascondendosi dietro alla gente che stava in pit lane. Diversamente dagli altri, lui appunto si è nascosto in pit lane dietro della gente, cioè nascosto dalle mie parti, non so se ovunque si dice nascosto come un elefante dietro una pianta di fragole, non so se si dica così anche da voi, e con tutta la storia che ben conosciamo, anche se devo dire che a parte nei video di youtuber vari non ho mai trovato una fonte che dica che è stato radiato dalla Formula 1 per questo. Non so tutti gli youtuber che ne parlano da dove si siano informati, se qualcuno di voi ne sa di più sarei curiosa di scoprirlo. Con questo vi saluto e vi invito anche a leggere il mio post sul blog, che trovate linkato nei commenti, sullo stesso argomento, dove ci saranno alcuni approfondimenti. Buona giornata!